Quest'anno una bella iniziativa qui al Museo Civico Garda di Ivrea nell'ambito della Grande Invasione, un'iniziativa culturale che coinvolge proprio il nostro mondo, quello del giornalismo. Col titolo Piccoli tasti, grandi firme è stata inaugurata proprio oggi questa mostra che racchiude quella che è la storia del giornalismo. Sì, un pezzo di storia, forse la più bella del giornalismo italiano, quella che coincide con la messa sul mercato, la diffusione della macchina per scrivere portatile. Nel 50 nasce la famosa lettera 22, fino agli anni, primi anni 90, quando poi nelle redazioni dei giornali entrano i computer. In quell'arco di tempo, da un punto di vista del modo di fare i giornali, modo di pensarli, modo di disegnarli per la straordinaria grafica di quegli anni, ma soprattutto per il modo di scriverli e per il fatto che arrivarono delle firme straordinarie, Buzzati, Cederna, Biagi, Montanelli, Fallaci, Parise e via dicendo fino a Brera, i giornali hanno vissuto una stagione veramente d'oro che forse può ancora insegnarci qualcosa oggi quando la carta stampata, insomma, vive una crisi che mai ha vissuto prima, per calo di copie, crisi lettori, anche probabilmente crisi di autorevolezza. Il giornalismo della carta stampata è molto in difficoltà. Quell'epoca, con queste grandi firme che battevano su questi piccoli tasti, forse hanno ancora qualcosa da dire. Un elemento essenziale poi è la macchina per scrivere, l'Olivetti, che cambia non solo il modo di fare i giornali, ma, come ha scritto qualche studioso del campo, cambia proprio anche il modo mentale di scrivere, anche di scrivere per i giornali. Un viaggio all'interno del mondo del giornalismo, non solamente per un elogio a quello che è stato il grande giornalismo, ma anche per smontare alcune credenze. Siamo passati attraverso alcune storiche fake news. Sì, la mostra non è una celebrazione tout court, critica di quel mondo, di quei giornalisti, come dire, all'epoca i giornali erano perfetti, loro erano bravissimi, mentre noi oggi siamo, no, nel modo più assoluto, all'epoca c'erano conflitti di interesse né più gravi né meno gravi di quelli di oggi, il caso del Giorno che era dell'ENI, ma nessuno per anni l'ha saputo, ci furono fake news pesantissime, insomma l'inchiesta che portò alle dimissioni di Presidente Leone, poi si risolse in un niente di niente. C'erano protagonismi assoluti di questi mostri sacri del giornalismo. C'erano mille difetti, non è quello il punto. Però, ripeto, era un'epoca in cui i giornali mediamente erano scritti molto ma molto meglio di oggi e credo sia il vero motivo per cui oggi i lettori leggono meno i giornali. Qualcosa però allora come oggi ci univa e continua a unirci la passione appunto per la scrittura, per la scoperta delle notizie. Cos'è cambiato però rispetto ad allora adesso? No, in quello nulla, cioè l'idea di portare a casa la notizia e a qualsiasi costo e di attraversare l'intera giornata, a partire dalle 9 del mattino quando non esiste nulla il giornale, sono soltanto fogli bianchi, arrivare alle 9 di sera, alle 10 di sera, in cui invece sono tutti scritti e si manda in stampa e di notte vengono stampati nelle rotative, vengono mandati alle edicole con i furgoni al mattino, in questo ancora oggi non è cambiato nulla. Sì, certo, era molto più difficile fare i giornali senza posta elettronica e senza cellulari, ma non è vero che l'hanno fatti meno bene. E qui ad Ivrea abbiamo un grandissimo privilegio perché noi possiamo veramente toccare con mano quello che ha contribuito anche ad aiutare allora il giornalismo, quindi con le macchine per scrivere, la più famosa la lettera 22, però in realtà ce ne sono tantissime altre create proprio qui ad Ivrea e ancora visibili al museo tecnologicamente qui ad Ivrea. Sì, io sono Enrico Bandiere, sono il responsabile dell'Associazione Archivio Storico Olivetti per la parte dell'archivio. Lì da noi, sì, in effetti ci sono molte macchine per scrivere che raccontano questa vicenda storica. Abbiamo anche contribuito, in maniera, e siamo molto orgogliosi di averlo fatto, con i materiali, alcuni dei materiali che sono esposti in questa mostra, e il nostro archivio fa esattamente questo lavoro, cerca di conservare e riproporre al mondo la storia della vicenda olivettiana che in questo contesto è stata importante anche per favorire lo sviluppo della professione del giornalismo e quindi la possibilità di costruire i giornali per dare le notizie agli italiani e nel mondo.
Quindi nient'altro da aggiungere se non venire a vedere la mostra. Assolutamente, sono tutti benvenuti.